Io mi son chiesto, Mario, come sarebbe stato se i grandi poeti del passato avessero parlato di clima, di global warming? Non l'hanno fatto. No, non l'hanno fatto. Però, che ne so, tipo Ungaretti che parla. Io tremo di fronte. Vabbè, aspetta. Allora, Ungaretti, no, i ghiacciai, no, si fondono. Ha parlato dei ghiacciai. Sì, cambia tutto l'ambiente. Dove c'era prima ghiaccio c'è erba, cespugli, alberi. E gli animali che vivono lì non sanno più come reperire il cibo. Come l'avrebbe raccontato Ungaretti? Ermetico, no, a modo suo. Secondo me qualcosa del genere. Si sta, come d'autunno, sugli alberi le foche. Potrebbe essere, no, però senti, insomma, arriva subito qualcosa. Poi c'è Quangiolieri, è fantastico. Lo sapete, no? Lui si immedesima nelle cose per raccontare. Se fossi fuoco, fare questo. Se fossi ghiaccio, fare questo. Anche per raccontare il global warming, lui si immedesima. Ha raccontato il global warming? Sì, senti. Se fossi termometro, su. Se fossi ghiaccio, giù. Se fossi pinguino, più. Che è una roba, si preoccupa subito. Insomma, è una cosa. Ah, questa è la poesia. Allora, già che ci siamo, vediamo tutte le arti. Sì. Musica. Musica. Ma la musica servirebbe una chitarra. Purtroppo Eccola. Non c'è, la farei volentieri. Ah, c'è una chitarra, ecco. Ma è accordata, Mario? Male, perché però forse. Allora, sentiamo, no, perché per esempio c'è. Volevo chiedere, perché qualcuno che abbia fatto un disegno di sintesi. Assolutamente, questa è la coppia d'oro della canzone italiana. Mogol Battisti. Loro riassumono proprio il Global Warming in un verso. Riassumono il Global Warming. Io non lo so, quando mai l'ha sentita questa. Ascolta. Capire ora puoi. Ah, sì, bellissimo. Tu chiamale se vuoi. Emissioni. Ma no, dai. Però la non tutti. Cioè, voi lo sapete, quelli che ne soffrono sempre di più purtroppo sono gli animali. Sì. Non c'entrano niente gli animali, eppure sono sempre loro a dover soffrire del cambiamento climatico. E questo lo racconta bene sulla fauna marina Zucchero. Con sulla grande, fauna marina, vabbè, ma un grande capolavoro di Zucchero. Tonni. Sparite per sempre. Di pesci in mare non c'è quasi più niente. Questo è il Zucchero. E poi aspetta, ve la ricordate Valeria Rossi? No, quella non se la possono ricordare. Lei racconta tutto con... Tre parole, no, racconta l'estate, racconta anche il global warming con sole, sì, esatto, no, è un po' diverso, fa, e dammi tre parole, uomo, scaldo, muore, è finito. È un po' ermetico. Allora, mangiare carne fa male all'uomo, ma mangiare carne fa soprattutto male al clima. Questo ci racconta il maestro Califano. Un Califano in versione vegana. Vegano, Califano, ma non può essere vegano. E tutto il resto è soia. No, ma che esercizio al massimo cicoria. Ma soia. Vabbè. C'è che anche chi vede nel global warming una possibilità di business. Ve lo ricordate? Luis Fonsi. Ecco, lui dice, si scioglie tutto. Vuoi vedere che riesca a portare il reggaeton dove non è mai arrivato? Cioè? È sparito. Il ghiaccio che era al polo nord è sparito. Anche gli eschimesi ci hanno l'infradito. Vanno sulla spiaggia e bevono mojito. È sparito. Grazie. Grazie a Lorenzo. Grazie a Lorenzo Baglioni. Bravissimo. Allora...